oggi stiamo ricordando che è già un atto di grandissima importanza, ricordare secondo la verità storica e non secondo le distorsioni di chi vuole riscrivere la storia cambiandone il significato e il senso. Stiamo anche facendo una valutazione di come alcune ideologie autoritarie dal punto di vista politico abbiano la naturale tendenza a diventare oppressive non solo dei diritti fondamentali come la libertà di stampa, di pensiero, di educazione, limitare la democrazia, impedire il diritto di associazione, ma tendano inevitabilmente, secondo i principi, diciamo, di uno Stato che diventa oppressore delle libertà individuali, ad entrare nella progettazione della vita di ciascuno di noi. Noi abbiamo assistito durante il periodo torbido, catastrofico del nazifascismo. Vi ricordo che il nazifascismo, nato in Italia, poi si propaga nel resto d'Europa, rischia di contaminare persino antichissime democrazie come l'Inghilterra, la Francia, si afferma e durerà fino agli anni 70 in Spagna, rimarrà annidato tra terroristi, vi ricordo la strage di Bologna per esempio, e criminali comuni che spesso nelle carceri italiane in qualche maniera si connettono a questo tipo di ideologie, e da ultimo abbiamo assistito anche ad una connessione tra l'ideologia autoritaria neofascista e addirittura alcuni movimenti novax, non tutti ma alcuni, che evidentemente si esprimevano volta a volta cercando di cavalcare le paure e le ansie dei soggetti meno istruiti, più deboli dal punto di vista sociale ma anche culturale della società. Oggi voi state affrontando un problema. La Regione Puglia si è fatta carico di questa vicenda e se ne fa carico da tantissimi anni. Noi stiamo finanziando e abbiamo rifinanziato i viaggi del treno della memoria. Oggi partiranno 2.000 ragazzi per i campi di concentramento, per andarli a vedere con i propri occhi, perché un conto è vedere un documentario e un conto andare a vedere fisicamente quei luoghi. Abbiamo costituito un osservatorio antifascista che appunto è presieduto da Antonella Morga e che svolge una funzione preziosissima, della quale ovviamente ringrazio Antonella e tutti i membri del comitato. E soprattutto abbiamo costruito persino una guida una guida turistica dei luoghi dell'antifascismo, per consentire anche in Puglia di andare a vedere con i propri occhi luoghi fondamentali dove sono avvenute delle stragi, dove sono stati ristretti in campo di concentramento esattamente con uno spirito identico a quella degli altri campi europei, antifascisti, comunisti, ebrei, rom, omosessuali, con uno spirito ovviamente che potete immaginare ha determinato proprio la costruzione, la strutturazione di una cultura che ancora oggi sopravvive. Se ancora oggi è necessaria una battaglia di emancipazione, per esempio, per togliere le donne dal meccanismo culturale patriarcale che le individua come fattrici, come persone che devono essere, diciamo così, devono adempiere esclusivamente alla funzione riproduttiva del genere umano senza essere protagoniste della società. Se queste cose ancora oggi, sia pure in una forma quasi vergognosa, perché ovviamente con il senso della storia e con quello che è stato
raccolto in questi anni e per l'intensità con la quale, per esempio, noi manteniamo la memoria. Ho sentito le parole del maestro Lotoro, che sta facendo un lavoro straordinario di raccolta degli strumenti, degli spartiti, della musica concentrazionaria. Anche questa cosa fa la Regione Puglia, in perfetta, diciamo, tra virgolette, solitudine, perché non sappiamo quanto il governo voglia ancora appoggiare il nostro progetto di costruzione della cittadella concentrazionaria, che dovrebbe essere, diciamo così, una sorta di santuario di tutta la musica che fu scritta durante questo periodo nei campi di concentramento da questa sottile perfidia di assegnare agli internati il ruolo, grazie anche alla loro abilità musicale, di allietatori dei carnefici, perché la perfidia di questi meccanismi non ha avuto limite e tendenzialmente non ha limite, perché nel momento in cui cadono le barriere, e cadono le barriere di democrazia, dei diritti delle persone, questa cultura, che ripeto è ancora annidata e viva in moltissimi luoghi della nostra società, sentirete facilmente, anche parlo ai ragazzi e alle ragazze che sono presenti, che ringrazio davvero, della scuola Vito Vittorio Lenoci, ringrazio il preside Gaetano Dabicco per avere consentito questa presenza. Io che durante la pandemia sono stato inserito in tante chat di classe, perché c'era in quel momento la necessità di comunicare direttamente con riferimento ai provvedimenti organizzativi di natura scolastica, ancora oggi, siccome in molti casi non mi hanno tolto da queste chat, io rimango lì per ascoltare, per vedere, per parlare, ci sono innumerevoli momenti in cui ci sono persone che si proclamano fasciste, che si proclamano, diciamo così, come soggetti che attaccano, bullizzano chi ha fatto scelte di libertà sessuale, di orientamento sessuale diverse da quelle eterosessuali, che continuano a utilizzare come si chiamano quei segni che sono su WhatsApp con Hitler, con le svastiche, gli sticker, ecco, mi hanno suggerito il nome che mi era sfuggito. Si continua ad alimentare l'idea di una virilità politica, perché il fascismo è naturalmente, il nazismo è naturalmente patriarcale, maschilista, e tende naturalmente a costringere le donne in un ruolo accessorio. Non lasciamoci ingannare, diciamo, dalla cronaca contemporanea, può anche succedere, ci possono anche essere delle eccezioni, ma naturalmente questa idea aveva per esempio determinato il fascismo a fare delle leggi che consentivano di avere premi in denaro alle famiglie che facevano molti figli, assegnando questo ruolo di educazione e di procreazione quasi in esclusiva alle donne. Questi elementi oggi sono portati all'attenzione del Consiglio grazie alla Presidente Loredana Capone e costituiscono per noi non un espediente di lotta politica contemporanea, voglio chiarirlo, non è attraverso queste attività che noi cerchiamo, tra virgolette, di prevalere dal punto di vista politico sui nostri avversari. Stiamo cercando di convincerli, stiamo cercando di piegarli alle ragioni della storia, alle ragioni della civiltà, a smettere di distinguere diciamo tra soggetti, pensando che la libertà di qualcuno sia più larga di quella di altri. Dopodiché ricordate anche un'altra cosa, che il contributo che alla storia hanno dato questi movimenti politici è stata la Seconda Guerra Mondiale, e ancora oggi ci sono interi paesi apparentemente e formalmente democratici
che continuano, per esempio, ad approvare persino nell'Unione Europea normative che limitano la libertà degli omosessuali e ne ostacolano l'esercizio dei diritti. Ancora oggi ci sono paesi che scatenano guerre nelle quali si accusa l'Occidente, per esempio, di essere indifferente al problema dell'omosessualità, di essere accondiscendente verso chi ha orientamento sessuale omosessuale, e li si accusa addirittura di essere protagonisti di una decadenza della civiltà umana. La guerra russo-ucraina vi ricorderà che questi argomenti vengono utilizzati e sono stati utilizzati dal governo russo anche per giustificare il loro intervento in Ucraina, perché in questo modo si riteneva di fermare, diciamo, questo degrado. Fermo restando che anche nella componente ucraina ci sono, sociale e militare ucraina, ci sono rigurgiti di neofascismo fortissimi. Il neofascismo e il neonazismo dunque non sono dissolti nella storia. C'è qualcuno che vi dirà che le cose di cui stiamo parlando non sono più attuali, che il fascismo non esiste più e che non è più necessario parlare in questi termini. Queste persone o non hanno cognizione di ciò che avviene o mentono. E questa menzogna è grave ed è pesante, ed è per questo che la Regione Puglia si dedica con tanta puntualità, con tanta, devo dire, anche oggettività e imparzialità alla ricostruzione non solo del passato, ma delle modalità attraverso le quali aumenta la capacità della nostra comunità di resistere a questi momenti di patologia sociale e politica. Dunque, buona giornata della memoria. Oggi questa non è una festa, ma non è neanche solo una commemorazione delle tragedie. È un avvenimento, una data nella quale noi costruiamo la nostra resistenza. La parola resistenza è fondatrice della Repubblica Italiana e della Costituzione Repubblicana. È il fondamento sul quale è stato superato il neonazismo e il fascismo, il fascismo e il nazismo, ed è il fondamento sul quale è stata costruita l'Unione Europea, istituzioni europee spesso contestate da queste ideologie radicali e che però hanno assicurato all'Europa 80 anni di pace in modo, devo dire, lineare, consentendo a ciascuno di noi di svolgere e di poter costruire la propria personalità in libertà, democrazia e felicità. Quindi vi abbraccio tutti, vi ringrazio della partecipazione. Spero di non avere dimenticato nessuno. Voglio ovviamente ringraziare l'Osservatorio regionale sui neofascismi, questo l'ho già fatto, il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e anche la Teca del Mediterraneo per l'organizzazione della giornata. E un affettuoso abbraccio a Loredana, che puntualmente adempie alla sua funzione, consentendo alla Regione Puglia di celebrare e di costruire il futuro di questa regione secondo una visione nel quale, per essere all'argomento di oggi, le donne devono avere lo stesso ruolo e la stessa considerazione e le stesse opportunità e la stessa forza e consapevolezza di tutti gli altri componenti della società. Il nazismo e il fascismo non consentivano alle donne di essere uguali agli uomini. E questa è un'ulteriore drammatica conferma della patologica e terribile nocività di queste ideologie. Grazie a tutti.